Io a mezzanotte sono quello che dormi. Io alle 3:30. Io a luna. Io a luna. Chi? Io alle 3:15. La video oggi. Ho dormito praticamente su tutte. Abbiamo visto le palle infuocate. Se hanno letto una storia di un cavaliere. Cos'era? Cavaliere. Sì. Che c'era questo guerriero che aiutava tutti per salvare. Poi un giorno un contadino arriva e gli dice che c'è un drago che tiene imprigionato più o meno una famiglia. Sì, noi possiamo darti soltanto un po' di minestra. E allora lui va lì e mangia la minestra e poi si addormenta. E quella la prima volta che si addormenta, dopo si sveglia ed è diventato un bambino. E la fattoressa e il fattore si prendono cura di lui come se fosse il suo loro figlio. Che si addormenta e diventa un bambino. Dilli così faccio durante la notte. Abbiamo giocato a Obbligo Verità. Poi vabbè, abbiamo cercato di dormire e poi non ci siamo riusciti. Io sono andata a dormire alle 3:30. Sì, va bene. Poi ci siamo svegliati e abbiamo fatto colazione. Cioè, abbiamo sistemato i sacchi a pelo. Abbiamo sistemato i sacchi a pelo. Ho dormito. Mica tanto. Sono scappato da Mattia perché mi schiacciava la faccia. Ieri sera ho fatto la monella. Sì, esattamente, la monella. La monella perché durante la notte di nascosto che cosa abbiamo mangiato? I cracker. Li abbiamo divisi tutti quanti perché avevamo fame. Ma io non ne ho mangiato nemmeno una briciola. E Mattia mi ha fatto cadere le briciole sulla testa. La cosa che mi ha stupito di più di ieri sera è stata l'incredibile cosa sull'erba. Perché quando lanciavano il fuoco a terra non si infuocava l'erba. Siamo andati in giro, abbiamo visto la battaglia con le palle di fuoco. Poi siamo abbiamo non lo so, abbiamo preso qualcosa da un gelato, una granita e poi siamo andati a letto a dormire. Abbiamo chiacchierato fino all'una di notte, alle due. Vinto noi! Vinto noi Areale! È arrivato Alberto da Giussano, sì. Alberto da Giussano sul cavallo e poi il gran maestro gli ha dato la statua dell'Alberto da Giussano. Io ho dormito almeno 4 ore, venga. Di più forse lui. Nicola tanto. Io pochissimo. Mi è piaciuto di più guardare l'inizio della battaglia di Legnano alla sera e poi mi è piaciuto di più dormire. Anche a me mi è piaciuta la battaglia e anche essere andati a dormire abbastanza tardi e la compagnia. A me è piaciuto molto dormire nel castello, anche perché cioè, è una cosa che non fai tutti i giorni. Quindi. E mi è piaciuta anche molto la battaglia e anche tutto, cioè diciamo tutti i giochi che hanno fatto anche coinvolgendo i bambini. Martina. E mi è piaciuto dormire qua e cioè anche ieri. Ma lo rifacciamo l'anno prossimo? Riveniamo sì. Qua ancora? Okay. E ieri mi è piaciuto tantissimo quando hanno fatto tutti i giochi.
così per te. Ti sei divertita? A me mi è piaciuto vedere la battaglia, anche se avevo un po' paura delle catapulte. E poi mi è piaciuto perché anche perché ho dormito al castello, che non dormo tutte le volte, e perché poi sono entrata nel sacco pelo per la prima volta. A me sono piaciuti gli spettacoli che hanno preparato, cioè tipo i giullari, i mangiafuoco e i musicisti. No, la nuotata è andata bene, l'unico sì, problema è che i bambini bene. Sono addormentati alle 2 e alle 6 erano già svegli che se la chiacchieravano tra di loro, e quindi è stata un po' pesante. Però bello, bello. Però ci siamo divertiti, è stato molto bello, loro si sono divertiti tantissimo, e quindi l'importante è quello, che si sono divertiti i bambini. Da rifare, con altre mamme, ma da rifare. E mi chiamo Giacomo e mi è piaciuto di più che ieri facevano due cose mi sono piaciute, che facevano la guerra con le palle di fuoco e tutto il resto, e poi dormire. Ah, ti è piaciuto dormire al castello? Sì. Oh, chiacchierate, poi ho dormito, semplicemente. C'erano tutti con la torcia che raccontavano le storie, parlavano. Poi c'erano aperte le finestre, c'era tutta la luce che entrava e quindi e poi c'era un sacco di candele, così entrava tutto il fumo. Sì, no, perché allora hai tipo su dei bordini al lato della stanza hanno messo queste candele credo anti-zanzare, e quindi c'è entrava un po' di puzza di fumo. Mi chiamo Emma. Allora Emma, com'è andata? Bene. La cosa più bella che ti ricordi in questi giorni al castello? Mi è piaciuta molto la battaglia tra i milanesi e Barbarossa e Agata. Allora lei sono di Legnarello, invece noi tre siamo di San Domenico. Solo noi, solo noi, l'Alessandro ce l'abbiamo solo noi. Buongiorno. Buongiorno. Sto a posto? Sì. Direi di sì. Stava cadendo. Sei. Poi? I colori? Si chiama? Che colori abbiamo? Fioriccio. Bianco e verde. Mauriccio. Come si chiama il priore, il gran priore? Maurizio. Allina? Noi stiamo facendo colazione. Dai, ok. Tu hai scritto anche cosa penso della cosa? Io faccio schifo a scrivere. Io non so cosa scrivere. Non lo so, mi può fare la bandiera? Verde e bianco. Verde e bianco. Io volevo dirvi grazie per essere venuti, perché per me è stato un onore avervi al castello e avervi fatto capire cos'è il palio. Adesso a uno per uno vi chiamerò e vi consegneremo un diploma che attesterà che avete dormito una notte al castello e siete diventati, avete fatto i cavalieri e le damigelle per una notte, al castello, ok? Allora, vai, andiamo. Che aspetta, voi siete stati i primi a fare questa cosa, per cui la prima edizione è sempre la più importante e voi siete stati i primi. Sì. Bisogna ringraziare per questa cosa l'oratorio delle Castellane, tutte le Castellane. Viva l'oratorio delle Castellane! Che hanno lavorato per fare in modo che questa serata uscisse. Grazie, vai. E Martina Magugliani, sei qua. Benedetta Anzini. Foto. Sì. Deve mettere ancora. E questa mi sembra l'occasione perfetta per ringraziare tutte le persone, ma non è retorica, da quando sono dietro al maestro devo dire una grossa disponibilità da parte dai ragazzi, arrivare alla sindaco, alla città, che devo dire si è poi accomunata con i nostri intenti, devo dire stiamo lavorando molto bene.
Grazie particolare va il capitano campione Castellane che con me e tutto il direttivo abbiamo, sono stati la guida di, questo, di queste manifestazioni, di questa annata, di questa linea che le contrade stanno prendendo. E devo dire solo una cosa, grazie e continuiamo, perché solo così potremo migliorare il nostro paese.